Ciao Carina, ho pensato di mandarti un video per la presentazione di quello che mi piacerebbe portare a donna l'anno prossimo. Allora, la prima cosa che vorrei dirti è che mi piacerebbe proprio utilizzare la mia specialità per aiutare le donne che saranno presenti al convegno. Intanto, come prima cosa, nel contatto con se stesse. Mi spiego meglio. Nelle situazioni normali che fanno parte dell'essere femminile, no? Ci sono tutta una serie di compiti, di ruoli in cui la donna vuole essere perfetta, nel senso che è perfetta madre, perfetta moglie o compagna, perfetta sul lavoro, perfetta a tanti livelli. E a volte si dimentica un pochino di se stessa e del contatto con se stessa. E quindi questo è quello che mi piacerebbe portare, proprio aiutare le donne ad entrare in contatto con la propria parte spirituale, che è una parte che assolutamente trascurano, perché comunque non c'è tempo, non c'è spazio da dedicare e normalmente viene un pochino trascurata. E quindi ad entrare in contatto proprio fisicamente con il proprio potenziale. E poi un'altra cosa che mi piacerebbe molto fare è che si rendessero conto, quindi aiutarle in questo, nel trovare il proprio cammino, ossia nel sentire che il proprio cammino è la cosa che può permettere loro di realizzarsi. Non parlo di trovare la missione di vita durante il workshop perché è una cosa un pochino difficile da poter realizzare, soprattutto su un pubblico esteso. Ed è un processo che richiede tempo, dedizione, eccetera, eccetera. Ma quello che possiamo fare invece è proprio quello di far rendere conto a queste persone di quanto è importante e cominciare a fare i primi passi proprio per intraprendere un cammino verso se stesse, verso l'ascolto di sé, dandogli anche degli strumenti come l'ascolto del cuore e la possibilità di sentire il proprio potenziale, la possibilità di andare oltre quelle che sono le paure, che sono generalmente un blocco che limita l'essere umano in realtà nel intraprendere nuove strade e anche nel fare le scelte seguendo quello che corrisponde al bene supremo proprio della persona stessa. E proprio vorrei far loro toccare con mano la possibilità di andare oltre, di percepire quelli che sono anche alcune doti che magari loro hanno insite e che magari non si sono mai permesse di esprimere, come ad esempio la possibilità di entrare in contatto con le energie sottili e imparare a percepire durante un lavoro energetico il proprio corpo che risponde e quindi è proprio un lavoro di risveglio di consapevolezza. Ho pensato di mandarti proprio il video perché secondo me rende meglio l'idea, io lo rendo molto più fluido quando ne parlo direttamente. Intanto, prima di vederci, mi sembrava un buon modo intanto per entrare ulteriormente in contatto. Spero che questa cosa ti piaccia. E poi hai comunque del materiale a cui accedere attraverso tutti i video che pubblico, anche se immagino che tu abbia un periodo molto molto intenso adesso. Quindi intanto ti mando questo, è una mini scaletta, così che tu possa avere qualcosa più a portata di mano e ci vediamo ad on. Se hai bisogno di sentirmi, hai il mio numero di telefono. Un abbraccione. Ciao cara.